Il premio giunge alla quinta edizione, iniziato forse più per scommessa, adesso è diventato un premio, diciamo, aspettato da tanti. Sì, diciamo, una scommessa lo è sempre, tutta la vita è una scommessa, quindi questa è stata una cosa che abbiamo voluto fortemente, abbiamo portato avanti adesso con tante edizioni e siamo veramente orgogliosi. Stiamo già parlando delle prossime edizioni, quindi siamo molto costruttivi e fiduciosi, sperando che veramente chi ha modo di scrivere apprezza il nostro impegno. E inoltre, diciamo, un premio letterario che di solito si rivela un po' noioso, noi, diciamo, con un po' di fantasia l'abbiamo arricchito e quindi se avrete modo di rimanere e registrare qualche cosa vedrete come ne vedrete di tutti i colori. Io personalmente parlo cinque lingue, io le parlo, sono gli altri non le capisco, però io le parlo, signor, cioè, sicuro che io le parlo, cioè, veramente, io le parlo sempre. Ma soprattutto, più che per la lingua, io penso in siciliano. Siamo con Paride Benassai, l'ospite d'onore della quinta edizione del premio letterario La Capannina. Paride è un attore palermitano, ha lavorato, credo abbia iniziato col teatro, ma ha lavorato in televisione, al cinema. Ecco, che cosa preferisce fare Paride Benassai? Beh, Paride Benassai preferisce arrivare al cuore della gente, qualunque sia il mezzo. Credo che sia il dono più bello. Io mi reputo un privilegiato perché nella mia vita ho fatto ciò che amavo. E già quando, insomma, si riesce a raggiungere questo obiettivo e farne una delle ragioni della propria vita, soprattutto sul piano professionale, quindi lavorativo, insomma, la mia famiglia campa col mio lavoro, insomma, va bene, bontà a loro, e sono molta gratitudine agli organizzatori di questo premio letterario. Come dire, mi sento molto rispettoso di fronte a tutti questi grandi pensieri. Noi siamo un po' quello che pensiamo. Però non restò a voce fin dalla cadenza, la nota mascia rosono, rulamento, chi se ne può rubare, un ne può rubare, un ne può rubare, un ne può rubare. Il tuo rapporto con i libri? Il mio rapporto con i libri è abbastanza, diciamo, buono. Io ho fatto il liceo classico, quindi ho un po' una formazione umanistica. Ormai sono in una fase della mia vita in cui, più che cercare i libri, spesso sono i libri che mi trovano, quindi mi trovano i pensieri. Insomma, se devo dirla tutta con onestà, un po' è questo, insomma, quello che mi accade. Torniamo al tuo lavoro, i tuoi progetti futuri, quali saranno? Dove ti vedremo? Beh, mi vedrete oltre che in teatro, dove, insomma, sta per iniziare la prossima stagione invernale, con alcuni giri che mi porteranno anche fuori dalla Sicilia. Su Rai 1 questo prossimo ottobre, quando Rai 1 trasmetterà La mafia uccide solo d'estate, tratta dal film di Pif, che invece quest'anno diventerà una serie televisiva in 6 puntate, e nel cast, insomma, di questa bella compagnia ci sta anche il vostro amico Paride Benassai. E poi sto per a giorni si presenterà il docufilm sulla vita, il cui titolo è L'ultimo sorriso, il docufilm sulla vita di padre Pino Puglisi, dove lì ho avuto il piacere di interpretare proprio lui. Questo lavoro mi ha veramente cambiato la vita. E ancora, insomma, proprio la prossima settimana inizierò anch'io le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone. L'ora legale, vi do un'anticipazione, il titolo sarà questo. Noi ti ringraziamo. E io ringrazio gli ascoltatori di Canale Sicilia, grazie, grazie, grazie. E che dirvi? Grazie. Anche noi sentiamo la mancanza di veri scrittori. Devo dire che c'è una quantità enorme di gente che presume di sapere scrivere.
e i giudici a Catania, a Messina, a Siracusa, dove sono questi giudici che di solito ci aiutano nello scegliere i candidati, mi hanno detto mai come quest'anno, molto probabilmente hanno detto, mi sembrano proprio quegli appassionati di Facebook che scrivono e addirittura si appropriano di frasi famosissime, però non mettono mai il nome dell'autore, convinti che gli ignoranti non sappiano che l'ha detto, e si appropriano. E non so, c'è molta gente che ha scritto copiando, forse, va bene, quindi altri invece che meritano veramente, e anche quest'anno abbiamo scoperto un altro autore che secondo me merita veramente. Quali saranno le novità di quest'anno, di questa edizione? Le novità di quest'anno abbiamo, non è una novità, l'anno scorso abbiamo premiato dei poeti della zona che ovviamente scrivono in vernacolo. L'anno scorso c'era un poeta, il medico di Piraino, e adesso abbiamo scoperto invece un altro signore di Brolo, anche lui che scrive, e sono veramente genuini, la loro poesia nasce proprio dal cuore, genuino, potrebbe anche sembrare infantile, addirittura naif, ma non è vero, invece esprimono dei concetti che sono fondamentali, che chiunque altro scrittore o poeta potrebbe scrivere usando magari non il vernacolo. Ecco. Ma come nascono queste poesie? Nascono così, all'improvviso magari, qualche volta. La fonte di ispirazione, c'è una particolare fonte di ispirazione? La fonte di ispirazione quale può essere? Devo vedere un soggetto, devo vedere qualcosa per ispirarmi, oppure di fantasia, perché molto spesso con la fantasia lavoro. Isola d'amore. Quando Dio pace creava l'uomo, una stella di cielo cascò mare. Lancio un bello al rescoto furno e a misa più d'acqua per incantare. Essendo Dio tutto eccezionale, all'angelo sacro battivo le mani, posavo arvore, pisci, nemale e con mascia fici i siciliani. Scrittura e poeta l'hanno lodata, io posso dare solo un mio amore, come un amante che in tanotte stellata la faccio a moccione. A tutte l'ore, da st'isola d'essenza profumata, l'aria è sincera e china di colore. Per lo sublime è tanto celebrata, tutte le cose hanno gusto e sapore. Alle solane luna i soggiorni, mentre per mia è radica de cuore. È bellissimo che vengono presentati dei libri. È che quando c'è una comunione di idee, se poi queste idee partono da principi forti, saldi, per me non possono non essere che cristiani, allora si comincia a costruire la civiltà del dialogo, la civiltà dell'incontro, la civiltà della comunione, dove tantissime cose si mettono insieme. Io ne penso benissimo e gradirei che questi eventi fossero più numerosi e costanti nel tempo. Donatella Russo è la vincitrice della sezione Racconto Breve. Allora, come nasce questo racconto e come nasce Donatella Russo come scrittrice? Allora, il mio primo romanzo l'ho scritto nel 2009, La Bella di Brolo. E prima, avevo collaborato con mio fratello, perché mio fratello Umberto Russo, anche lui scrittore, nelle sue opere, nella stesura di qualche libro, nella stesura di qualche commedia brillante. E poi mi sono man mano appassionata, perché da piccola avevo questa passione che mi piaceva scrivere racconti. Allora ho deciso di scrivere il mio primo libro. Proprio nel 2009, e da lì ho continuato, perché sono anche sceneggiatrice e tra l'altro ho collaborato anche con Italo Zeus nella sceneggiatura Un tango prima di tornare. Invece per quanto riguarda proprio questo racconto che ha presentato qui al premio letterario? Allora, si intitola Giuro di non esserti fedele, quindi il titolo la dice tutta. Si tratta appunto della fedeltà, che ho affrontato in modo ironico, Federico Miragliotto, vincitore della quinta edizione del premio letterario La Capannina. Che emozione si prova?
È sicuramente una bella emozione, un momento, diciamo così, di ritorno a quella che è la mia passione iniziale, indipendentemente dalle esperienze lavorative, comunque questo amore per la lettura e per la scrittura. Ecco, quando nasce l'amore per la scrittura e con quale romanzo questa sera ha vinto questa edizione del Premio Letterario La Capannina? Allora, Alieni e chiacchiere, comunque niente di importante, è un lavoro che può essere letto sia come un romanzo breve sia in realtà come una raccolta di brevi racconti con un unico concept di base. È un lavoro che nasce 10 anni fa dall'inizio della mia esperienza lavorativa nell'ambito del sociale. Da anni mi occupo di migrazione piuttosto che di disabilità, per cui è un lavoro ad ampio respiro che racconta, ecco, un pezzo della mia vita anche lavorativa e, diciamo così, quelle che sono le mie riflessioni personali. L'unica giornata di Scirocco.